Bella a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video dall'angolo del rosso nero. Allora, sempre il solito berretto che rompe le balle. Allora, sempre dal cellulare perché non avevo voglia di accendere il computer o cose di genere, tanto non dura tantissimo. Allora, eccoci qua, 33esima giornata di campionato, ne mancano 6 al termine e a questo punto ragazzi non si può assolutamente più sbagliare, non si può assolutamente più fare errori, non si può più pareggiare, bisogna cominciare a segnare. Bisogna assolutamente cominciare a segnare. Fra un po' comincia Spezia Inter alle ore 7, alle ore 19 e vediamo che cosa succederà. Dovessero pareggiare, perdere o pareggiare, allora ragazzi, veramente poi stasera bisogna, a prescindere da loro, bisogna sempre metterci anima, testa e cuore, assolutamente. Però ragazzi, stasera avremo anche uno stimolo in più. E è chiaro che l'Inter comunque non lascerà nulla al caso, ci darà veramente anche filo da torcere con vincendo, perché comunque l'Inter adesso questo punto qua è adesso è tutto nelle mani dell'Inter, non è più nostro. Quindi l'Inter è consapevolissimo che può succedere qualunque cosa anche facendo il loro passo falso. È normalissimo. Noi dal nostro canto non dobbiamo guardare comunque gli altri, dobbiamo sempre cercare di dare il meglio di noi stessi e soprattutto stasera, perché poi la prossima c'è la Lazio a Roma. E poi sarà durissima, poi sarà veramente dura. E bisogna ritrovare assolutamente il gol, come ho già detto prima, bisogna assolutamente ritrovare il gioco, il bel gioco, perché se col Bologna comunque abbiamo giocato bene, tra virgolette, e non siamo riusciti a segnare, magari anche per sfortuna, l'ultima col Torino, ragazzi, siamo stati imbarazzanti, inesistenti sotto ogni punto di vista. Nella concretezza, nella finalizzazione, nel gioco. L'unica cosa, appunto, è sempre la difesa. La difesa, meno male che la difesa aiuta tanto. Meno male che abbiamo il portiere più forte del mondo in questo momento. Meno male che comunque stiamo tenendo bene gli attacchi avversari. Però, ragazzi, bisogna ricominciare a segnare. Bisogna ricominciare a segnare e a vincere soprattutto. E la formazione è sempre quella comunque solita, l'unico cambio è che sì, al posto di Diaz e probabilmente Saelemaekers partirà dall'inizio al posto di Mesias. E quindi la formazione sarebbe in teoria Maignan, a destra Calabria, a centrali Tomori e Kalulu che non si possono toccare, Theo Hernandez sulla sinistra come terzino sinistro, speriamo, nel frattempo sto guardando un attimo, Verde mi regala la maglia, bellissimo, un bambino tifoso dello Spezia che ha lasciato un cartello, Verde mi regala la maglia, bellissimo. E sto per guardarmi Spezia Inter. Theo Hernandez assolutamente sulla sinistra, confermatissimo. E davanti alla difesa dovrebbero giocare Tonali e Benasser. Benasser finalmente si recupera. Dall'inizio ha avuto un problema fisico settimana scorsa, adesso sempre subito titolare dal primo minuto. Come ho detto, che sì, speriamo bene che giochi come si deve. È vero che non c'è più il trequartista, però dopo più equilibrio. Comunque, anche dando una mano a centrocampo, che sì, comunque è come trequartista, a destra, come ho detto, Saelemaekers in vantaggio su Messias, e sulla sinistra Leao, sperando che ricominci a fare il vero Leao e non sempre il solito egoista che va testa bassa, e speriamo bene che cosa succeda. Per piacere, Rafa, stasera veramente cerca di alzare la testa, di passarla, di essere più cattivo anche sotto porta, piuttosto di tirare anche però. Per piacere. E davanti, ragazzi, Giroud. Ibra purtroppo ne ha per 10 giorni di nuovo, quindi io mi sono già espresso su Ibra, ragazzi. Ibra serviva come il pane, però adesso a questo punto si può fare anche a meno. Ricordiamo che fra 4 giorni c'è il derby di ritorno di Coppa Italia, ragazzi. Quello lì è un appuntamento da non poter dimenticare e purtroppo, ragazzi, bisogna fare attenzione anche a quello. Bisogna fare attenzione fisicamente oggi e bisogna fare attenzione perché comunque è importante arrivare al derby più, tra virgolette, più in forma possibile. Quindi magari sarebbe anche più importante magari oggi chiudere nel primo tempo, perché no? Chiudere nel primo tempo e tenerci le risorse fisiche nel secondo tempo in modo da arrivare al meglio fisicamente al derby di ritorno. È ovvio. Bisogna tenere più che si può le energie. Quindi magari è più importante magari fare dei cambi a risultato sicuro oggi e magari far riposare, tra virgolette, i titolari che poi giocheranno martedì sera. Detto
D'altro canto comunque c'è il Genoa si deve salvare, il Genoa che comunque farà di tutto per metterci i bastoni fra le ruote, giustamente non è venuto a Milano per guardare noi giocare, ma per fare la sua partita e per prendere anche comunque 3 punti, perché gli servono come il pane adesso i 3 punti, il Genoa è a 3 punti dalla salvezza, quindi tutto può succedere anche purtroppo se c'è una squadra che non ti fa giocare, questo è il Genoa, perché Blessing fa giocare benissimo il Genoa, non facciamoci ingannare dai 4 gol che ha fatto la Lazio, perché quello lì comunque è stato un caso, perché il Genoa comunque ha fatto 0-0 con l'Inter, ricordiamolo, ha messo tante squadre in difficoltà e quindi bisogna stare attenti, ragazzi. Bisogna stare attenti a tutto e a tutti questa sera perché è importante, ragazzi, trovare gli spazi, trovare il gol il prima possibile in modo che comunque loro per forza si debbano aprire e allora a quel punto potrebbe agevolarci tutto quanto. Speriamo bene. Quindi ripeto la formazione: Maignan, Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez, Tonali, Benasser, Saelemaekers, Kessié, Leao e Shiro. Ragazzi, speriamo bene e boh. Cerchiamo almeno di prenderci questi 3 punti, cerchiamo di mantenere finché non si recupera almeno Bologna-Inter, finché non si recupera quella maledetta partita lì, cerchiamo di mantenere il primato e poi vediamo le ultime che cosa può capitare, ragazzi. Tutto è possibile. Tutto è possibile, cerchiamo di mantenere fino all'ultimo questo sogno chiamato scudetto fino alla fine, mi raccomando. Niente, noi ci vediamo nel post partita e mi raccomando, cuore, testa e anima, sempre queste 3 cose che sono le più importanti di tutto. Io vi invito a iscrivervi al canale sempre dall'angolo del rosso nero. Condividete, fate quello che potete per supportare il mio canale e ci vediamo al post partita. Forza ragazzi, prendiamoci 3 punti. Forza, cuore, testa e anima. Forza mia. Ciao ragazzi.